Io non sono un'esperta di politica della memoria, quindi davvero ho ascoltato con grande interesse i colleghi che mi hanno dato delle informazioni importanti. E la riflessione che ho fatto, quindi ho raccolto un po' di note, quindi non è un intervento davvero strutturato, e sono alcune note che provengono anche dalla lettura di questo brutto documento, è un documento per certi versi anche pasticciato, come diceva Piero Gravia, insomma si è dovuto arrivare a dei compromessi, sicuramente lo si avverte, c'è una lunga, non so, che non è un vero e proprio preambolo, ma vista la decisione, vista la risoluzione, considerando che è molto molto lungo per cui arrivare, però ha un documento che è comunque articolato. Comunque articolato, segna, offre una cesura, e io la cesura che vedo, insomma, quella che hanno visto un po' tutti, è il patto Molotov-Ribbentrop, quindi è una cesura rispetto al modo in cui oggi si fa storia del secondo conflitto mondiale. E io mi occupo di secondo conflitto mondiale sul fronte orientale, sono una russista e quindi mi occupo di queste cose. Allora, la prima cosa che mi ha incuriosito è andare a vedere il voto, quindi ho provato insomma con fonti di seconda mano, ho provato a fare un'analisi del voto del 19 settembre 2019, no? Quindi ci sono i contenuti del testo, ritornerò su alcuni punti, e 535 deputati hanno votato a favore della risoluzione, 66 deputati hanno votato contro, quindi diciamo non c'è stata una vera e propria unanimità. Però il voto favorevole è stato davvero massiccio, 52 si sono astenuti. La cosa interessante però è anche vedere chi si è astenuto. E l'unico gruppo del Parlamento europeo che ha deciso di votare contro la risoluzione, lo ricordo, è stato il gruppo confederale Sinistra Unitaria Europea, Sinistra Verde Nordica, composto prevalentemente da deputati che non provengono da paesi dell'ex blocco orientale. Dei 41 membri di questo gruppo, solo 5 deputati provenienti da paesi dell'ex blocco orientale, e il caso dell'ex Germania orientale, hanno espresso un parere di astensione. Il gruppo Identità e Democrazia, però, e questo per me è stato davvero interessante, a cui aderiscono tra gli altri la Lega e il Rassemblement National di Marine Le Pen, ha deciso di sostenere la risoluzione, ma il suo voto è stato meno coeso rispetto ad altri gruppi del Parlamento europeo. Su 73 membri del gruppo Identità e Democrazia, 16 deputati, vale a dire oltre il 20%, si sono astenuti. E si è trattato di membri di partiti di estrema destra, come Vlaams Belang in Belgio, il Partito Popolare Conservatore Estone, i Veri Finlandesi, Alternative für Deutschland. L'astensione del membro del Partito Popolare Conservatore Estone, che si chiama Jack Madison, è forse più significativo, visto che appartiene ad un partito ultranazionalista. Qui si è parlato molto di Polonia e Ungheria, io direi che dentro questa risoluzione ci sono la Polonia e i Paesi Baltici, soprattutto i Paesi Baltici. Quindi è un partito ultranazionalista, radicalmente ostile alla Russia, e sembrerebbe che questo deputato, Madison, abbia voluto reagire contro alcune parole di condanna che la risoluzione adotta nei confronti del fascismo, che Madison considera, cito, un'ideologia che presenta parecchie sfumature positive necessarie per preservare lo Stato nazionale. Quindi questo ci fa capire un po' anche che è un documento molto complesso, è accolto con riserve e trasversali, e su una di queste riserve ritornerò subito. Per quanto io ho soprattutto seguito quando si parla della Russia, mi occupo di Russia, quindi quando è che viene evocata la Russia in questo documento. E la risoluzione affronta la questione della Russia in termini piuttosto radicali, perché la questione del sostegno che gli sarebbe dato oggi ai crimini del comunismo è contenuta in due paragrafi che leggerò molto rapidamente, il quindicesimo e il sedicesimo.
Il Parlamento europeo sostiene che la Russia rimane la più grande vittima del totalitarismo comunista e che il suo sviluppo in uno Stato democratico continuerà ad essere ostacolato fin tanto che il governo, le politiche e la propaganda politica continueranno a insabbiare i crimini del regime comunista e a esaltare il regime totalitario sovietico. Invita pertanto la società russa a confrontarsi con il suo tragico passato, come se dall'89 in poi la società russa non si fosse confrontata con il suo tragico passato. È una storia davvero sorprendente. L'altro successivo punto, il 16°, il Parlamento europeo è profondamente preoccupato per gli sforzi dell'attuale leadership russa volti a distorcere i fatti storici e a insabbiare i crimini commessi dal regime totalitario sovietico. Considera tali sforzi una componente pericolosa della guerra di informazione condotta contro l'Europa democratica allo scopo di dividere l'Europa e invita pertanto la Commissione a contrastare risolutamente tali sforzi. Questi, soprattutto questi due punti, hanno avuto una vastissima risonanza in Russia. È una vastissima risonanza, prima di tutto in seno al Ministero degli Esteri, che ha anche diramato delle note di protesta ufficiali. Ci sono delle tensioni diplomatiche in questo momento fra la Russia e l'Europa anche a ragione di questa risoluzione e peraltro insomma, ho ascoltato con enorme interesse l'intervento che Putin ha fatto di recente al forum di discussione di Baldai, che è uno dei maggiori think tank russi che si tiene annualmente, in cui è intervenuto per condannare la risoluzione. Infatti, insomma, adesso non citerò le sue parole, ma l'ha fatto in modo molto netto, dimenticando il ruolo dell'Unione Sovietica durante il secondo conflitto mondiale. Mi pare poi utile sottolineare che questi due paragrafi che ho appena citato hanno creato imbarazzo nel gruppo Identità e Democrazia, ritorno a questo gruppo. A riprova di quanto sia complessa la questione sovranista oggi in Europa, in quanto la maggior parte degli eurodeputati di Identità e Democrazia hanno un atteggiamento favorevole al governo di Putin, al regime di Putin. E basterà ricordare che nei dibattiti intorno alla risoluzione, i dibattiti che precedono l'approvazione, un membro dell'Assemblea Nazionale, Gilles Le Breton, che è intervenuto a nome del gruppo Identità e Democrazia, pur sostenendo la risoluzione in generale, dopo aver ricordato il patto Molotov-Ribbentrop, che è un po', a mio avviso, un po' il cuore di questo documento, e cito le atrocità commesse dai due sistemi totalitari rappresentati dal comunismo e dal nazismo, ha però anche dichiarato: metto tuttavia in guardia il Parlamento europeo contro la tentazione di strumentalizzare i ricordi degli errori passati per attaccare la Russia oggi. La Russia ha rotto i ponti con l'Unione Sovietica a partire dal 91 ed è diventata uno Stato rispettabile che merita di essere trattato come un alleato piuttosto che come un nemico. Quindi delle parole piuttosto, insomma, abbastanza nette e problematiche, evidentemente per tante ragioni, insomma, c'è una guerra in Ucraina e questo io lo devo dire. Allora, a mio avviso, qui io diciamo, sono netta perché sono una persona sempre molto netta. A mio avviso, equiparare, ha detto bene prima Filippo, il problema oggi, un documento di questo tenore, che è veramente importante, davvero importante. Il problema non è più quello della comparazione, è quello della equiparazione. E equiparare i crimini presunti, i cosiddetti, cioè ci sono crimini e crimini. I cosiddetti crimini del nazismo e i crimini del comunismo, quello che nel dibattito dell'Europa orientale è un dibattito molto, molto prolungato, un dibattito molto prolungato che inizia già dal 90-91 e che riguarda il cosiddetto doppio genocidio. Si è discusso a lungo anche in forme molto violente a partire dai paesi baltici e a partire dalla Lituania di doppio genocidio, ma anche con dei risvolti di natura penale importanti. E penso al fatto che nella prima metà degli anni 90 le autorità lituane, ad esempio, hanno incriminato per crimine di genocidio dei resistenti ebrei, ad esempio il direttore dello Yad Vashem, che è di origine lituana, è un giovane resistente lituano che è stato messo incriminato. Israele non ha mai dato l'estradizione, però c'è stata una vera e propria procedura penale avviata nei suoi confronti per crimini di guerra e crimini di genocidio.
Quindi, diciamo, è un dibattito violento, molto violento, che dura già da tanti anni e, come dicevo, equiparare, a mio avviso, lo dico perché lo voglio dire, il crimine del nazismo, il crimine del comunismo, il cosiddetto genocidio, è sbagliato, spesso è il risultato di un approccio disonesto alla storia e in ogni caso è storicamente falso. Il lavoro storico dimostra che questa non è la realtà. Sarebbe sufficiente analizzare cosa è avvenuto con le politiche memoriali dei paesi baltici, lo ricordava prima Guido Krajnc, che hanno, attraverso ad esempio la costruzione del Museo di Vilnius, hanno portato avanti una grossolana minimizzazione del collaborazionismo. Oltre il 90% degli ebrei lituani sono stati sterminati e ciò è avvenuto anche perché le popolazioni locali hanno spianato la strada ai tedeschi, molto spesso anticipando l'intervento delle Einsatzgruppe. Basterebbe comunque seguire un po' queste politiche, le politiche che hanno accompagnato ad esempio la nascita di molti musei in Europa orientale, per capire come ci sia una estrema politicizzazione e radicalizzazione dell'uso, quello che una volta chiamavano l'uso pubblico della storia. E dunque musei libri di testo che concentrano in modo sempre più netto l'attenzione sulle sofferenze inflitte alla nazione martire. La Polonia da questo punto di vista è davvero esemplare. Allora, alcune altre note, insomma, racconto un po' di note. L'80° anniversario dello scoppio della guerra mondiale ha visto, come dicevo, un elevatissimo livello di politicizzazione delle commemorazioni, molto più che in passato, che commemorazioni che si sono avute in Europa e soprattutto in Polonia. La Polonia da questo punto di vista è un po' il faro di questo nuovo processo, perché è in Polonia che la guerra ha avuto inizio, quindi settembre 1939 è lì che la guerra ha avuto inizio, e in Polonia si sono riuniti molti leaders europei. 10 anni prima, in occasione del 70° anniversario, Vladimir Putin e Angela Merkel si erano incontrati a Westerplatte, che è vicino a Danzica, il nuovo simbolo dell'attacco dei tedeschi alla Polonia. E c'erano stati a quell'epoca, soltanto 10 anni fa, molti, diciamo, dei segnali importanti che le nazioni europee stavano arrivando ad una definitiva riconciliazione. Un po' se ne è parlato, malgrado, diciamo, di queste tendenze, queste tensioni che riguardano il dibattito intorno ai crimini del comunismo, ai cosiddetti crimini del comunismo. Quindi una riconciliazione perlomeno sugli eventi bellici, sulla questione della Seconda Guerra Mondiale. Con il nuovo anniversario, invece con l'80° anniversario, la situazione si è davvero capovolta e questo mi fa riflettere, insomma, è una cosa su cui vorrei riflettere. In molti paesi dell'Europa centrale e orientale i governi si sono concentrati. Prima di tutto è aumentata la tensione alle atrocità naziste ed è praticamente stata cancellata la questione del collaborazionismo. Il collaborazionismo ormai a livello delle storie nazionali inizia a essere espulso dai manuali, inizia a essere espulso dai musei, inizia a essere espulso dalle commemorazioni. E invece viene portato in primo piano il problema dell'eroismo. Il problema dell'eroismo oggi, secondo me, non è più tanto il problema dei giusti, il problema è quello degli eroi, tant'è vero che io non ricordo neanche il nome di questo eroe, Pilecki, il nacido dentro la zeppa. Quindi, allora, c'è davvero un grande sommovimento. E in Russia Putin ha gradualmente trasformato la vittoria della guerra e l'enorme sacrificio sovietico nel conflitto, perché i sovietici hanno avuto tra i 25 milioni e i 27 milioni di vittime durante il conflitto, militari e civili, e però ha trasformato di nuovo, dopo una fase invece diversa, ha trasformato questo conflitto in una celebrazione epocale e in una sorta di esibizione militare. Quindi è tornato alle grandi parate, non ci sono soltanto più le parate delle commemorazioni, ci sono anche le parate che riguardano il ricordo
dei militari che hanno combattuto. E nell'Ucraina orientale le forze appoggiate dalla Russia sono andate in battaglia portando bandiere ispirate alla vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi è, diciamo, cioè, è ormai un dibattito del tutto divisivo. Ed è stata avviata, questo per me è un motivo di grandissimo interesse, una vera e propria campagna di riabilitazione del patto Molotov-Ribbentrop russo. Questo è sorprendente se pensiamo a quello che era successo 10 anni prima. 10 anni prima Putin aveva pronunciato a Westerplatte un discorso in cui affermava, cito le sue parole, che il patto era da un punto di vista morale inaccettabile e da un punto di vista pratico inutile, dannoso e pericoloso. Queste sono le parole di Putin 10 anni fa. Non si era scusato, perché Putin non si scusa, ma aveva ritenuto l'accordo un errore. Quest'anno la retorica di Mosca è stata del tutto diversa, davvero capovolta, e ad esempio tutto il 23 agosto è stata inaugurata una mostra presso il Ministero degli Esteri, molto importante, inaugurata dal Ministro degli Esteri, molto importante perché i russi hanno iniziato a pubblicare una nuova documentazione, quindi c'è anche un modo di reindirizzare il lavoro storico attraverso delle nuove fonti che prima non erano accessibili, che non erano pubbliche. Non solo sono diventate pubbliche e accessibili, ma sono state messe online e oggi le posso leggere perché sono accessibili immediatamente. Ed è stata davvero lanciata una campagna online, c'è un grande lavoro di digitalizzazione in Russia sul patrimonio storico, quindi la forza e il prestigio della nazione passa anche attraverso la valorizzazione delle realtà e del patrimonio storico. Ed esempio è stata addirittura, queste io sono cose che posso seguire meno perché non sono così attenta, una campagna online con degli hashtag, Twitter, la verità intorno al secondo conflitto. E il ministro della cultura, Vladimir Medinsky, ha definito il patto un trionfo della diplomazia sovietica. Mentre la Merkel, il presidente tedesco Steinmeier, partecipava all'anniversario in Polonia, Putin, che non era stato invitato, invece ha promosso questo tipo di celebrazioni e anche questo tipo di lavoro storico. Dobbiamo ricordare che ci può sorprendere il fatto che ci sia questa grande forza che paesi dell'Europa orientale a condizionare le politiche della memoria europea. Questo documento condiziona le politiche della memoria europea, tanto è vero che è stato approvato quasi all'unanimità. Però è stato un enorme investimento nell'Europa orientale negli ultimi decenni, proprio sulle politiche della memoria e sul patrimonio culturale. Quindi la maggior parte di questi paesi hanno creato degli istituti della memoria nazionale che sono in mano ai partiti conservatori oggi. E dunque c'è una, progressivo, c'è un nuovo revisionismo, anche questo secondo me è molto rilevante, un nuovo revisionismo nazionalistico fondato sull'idea dell'eroicità della nazione. In Polonia è stato incriminato per aver offeso la nazione, quindi un'offesa nei confronti della nazione può essere perseguita da legge. Chi ha seguito il dibattito intorno ai campi di concentramento polacchi, questa è l'idea del campo di concentramento polacco, sa anche che la diffamazione è uno dei reati perseguiti dalla legge, ci sono nuovi reati in Polonia, quindi il reato di diffamazione può colpire facilmente uno storico che dica delle cose diverse. Lo studioso di origine polacca, ma ormai americano, Jan Gross, autore del famoso libro sugli Edbaum, i carnefici della porta accanto, ad esempio è stato incriminato per aver offeso, diffamato la nazione polacca attraverso il suo lavoro storico. E l'ultimo esempio che vorrei citare, proprio per dare un po' anche di informazioni intorno a questo, a questo nuovo revisionismo, molto, molto diverso dal passato, molto aggressivo, anche xenofobo, riguarda di nuovo la questione del sito di Westerplatte, quindi questo nuovo simbolo vicino a Danzica. Allora, questo luogo è dominato da un monumento di granito di epoca comunista, quindi secondo un po' i canoni dello stile architettonico comunista.
era controllato e era gestito dall'amministrazione comunale di Danzica, che è una amministrazione comunale di opposizione al partito di Kaczynski. Ricorderete che diciamo, il penultimo sindaco di Danzica è stato assassinato, ed è un assassino politico di un sindaco liberale, liberal democratico. Di recente, tuttavia, il governo centrale ha sottratto il controllo del sito all'amministrazione comunale attraverso una sentenza della Corte e ha deciso di costruirvi un nuovo museo per commemorare l'eroismo dei difensori. Di nuovo ritorno alla questione dell'eroismo, che è un museo che dovrebbe essere ultimato nel 2023. Inizialmente questo, diciamo, progetto era stato affidato a un importante storico polacco che si chiama Paolo Mackiewicz, un storico che è molto importante perché è stato anche direttore del Museo della Seconda Guerra Mondiale di Danzica, quindi un importante luogo di, diciamo, di anche di ricerca, e fino a quando non è stato defenestrato nel 2017, poco dopo il rinnovo di questo monastero, e soprattutto dopo una campagna mediatica che ha dipinto il museo come non abbastanza patriottico e perfino antipolacco. Il suo successore, Karol Nawrocki, evidentemente invece che sarà anche responsabile della, diciamo, della pianificazione del nuovo sito, ha iniziato ad apportare tutta una serie di modifiche alle sale di esposizione che è in questo modo che si mette fine alla storia della resistenza, e si crea un altro tipo di storia eroica legata alla questione del sacrificio, legata alla questione dell'onore della nazione, che peraltro viene sostenuta attivamente e allacremente attraverso la manipolazione politica.